Allora, Presidente, è arrivata una sconfitta, però secondo il mio punto di vista, se oggi ci fosse stata la porta di 75 metri, questa palla non sarebbe comunque entrata. Il Novara ha 12 calci d'angolo, un palo, una traversa, due salvataggi sulla linea. Eh sì, purtroppo è così. Aggiungerei il fatto che loro sono venuti, credo, giù una volta e hanno fatto gol. E quindi purtroppo è così. Mi rendo conto che sono argomenti di poca rilevanza, ma credo che sia innegabile che la partita l'abbiamo fatta. Se c'era uno che si meritava un gol era Seferovic, evidentemente. Peccato perché paghiamo un pochino, è evidente, la grande cavalcata, e quindi subito il gol abbiamo poi fatto un po' di fatica. Insomma, io continuo ad avere il grande rimpianto dei due punti di Padova, perché credo che anche un risultato positivo ci avrebbe anche fatto riprendere vigore anche mentale, non solo fisico. Purtroppo non è venuta. Poi alla fine ho sentito che i risultati degli altri campi sono migliorati un pochino. Adesso abbiamo una partita che ci aspetta con delle motivazioni importanti. Se siamo forti e capaci di avere motivazioni forti e importanti, andiamo a prenderci tre punti. La distanza tra la terza e la quarta si è accorciata, perché adesso sono 8 i punti che dividono le due formazioni. Sì, quindi da qualche punto di vista, infatti in tribuna prima contavamo i gol dell'Empoli, io mi sono permesso di dire che ne avevamo bisogno uno anche noi di gol, però purtroppo non è arrivato. Ne abbiamo visti tutti i colori e è andata male, sappiamo che purtroppo le cose nel calcio vanno così. Speriamo, adesso questo però non deve diventare neanche una batosta da farci subire chissà quali contrattempi. Insomma, ripeto, la partita di sabato ha motivazioni importanti, purtroppo le avrà anche per i nostri avversari, perché evidentemente ci si accontenta di quello che si ha a disposizione, e quindi comunque, insomma, Pablo, peccato per Pablo che purtroppo non siamo riusciti ad averlo neanche in panchina, quindi vabbè, si sarà riposato. Facciamo un passo indietro: la Manna sicuramente migliore in campo, però noi avevamo Bardi, che ha premiato lei stesso come miglior portiere della Serie B Win. Io ho avuto la fortuna, gliel'ho detto, di poterlo premiare da consigliere di Lega, perché questo è un premio della Lega che 200 giornalisti hanno riconosciuto in lui il miglior portiere dell'anno, e quindi questo ci ha fatto molto molto piacere. Credo che, a parte i due rigori che sono diventati evidentemente l'argomento di maggiore attrattiva degli ultimi tempi, ne parlavamo anche prima della partita, però mi pare che in tutto l'anno si sia veramente strameritato questo riconoscimento, quindi siamo molto contenti. Un pensiero al derby, per forza. Un pensiero al derby, mi dispiace un po' che appunto andiamo a giocare una partita che a questo punto per noi diventa abbastanza importante, però appunto si tratta di avere le motivazioni giuste. A questo punto noi le abbiamo, loro avranno le motivazioni di portare a casa un risultato che è la soddisfazione che gli è rimasta in qualche modo. Mi spiace che in fondo hanno vissuto la Serie B in modo abbastanza poco, diciamo, un po' la nostra esperienza in Serie A, nel senso che appunto sono arrivati, credo che non si siano ambientati a sufficienza, evidentemente hanno fatto fatica. Certamente sabato ci terranno a far bene, le motivazioni le abbiamo forse più noi di loro a questo punto, visto il risultato di oggi, e quindi chi è in grado di mettere in campo la forza lo faccia. Presidente, paradossalmente appunto questi risultati cui accennava, almeno a me personalmente, rendono più di buon umore rispetto a 3 ore fa. Lo so, sarà magari strano vista la sconfitta, ma effettivamente, calcolato lo scontro diretto tra Brescia e Varese dell'ultima giornata, davvero questo punto di vantaggio può essere importantissimo. Sì, sì, è così, è così. Per carità, avrei preferito che appunto un gol fosse venuto anche qui, evidentemente, perché se fosse venuto il gol prima del loro, come avevamo strameritato, secondo me la partita l'avremmo fatta nostra senza grandi problemi.